Buongiorno a tutti quanti, spengete i cellulari, come sempre. Siamo all'ultima puntata, all'ultima parte della storia d'amore tra Ruth e Boaz, la storia d'amore e di fedeltà. La storia d'amore è tra Ruth e Boaz, la fedeltà è anche tra Ruth e Boaz, ma soprattutto la fedeltà è quella del nostro Signore. E come in ogni migliore storia d'amore, anche questa c'è il e tutti vissero felici e contenti. Avevamo visto che il libro iniziava con una tragedia, una vita praticamente persa, con un matrimonio fallito, con delle morti, e termina finalmente con un matrimonio e con una nascita. Siamo partiti 8 settimane fa, anche se sono 6 messaggi, con fame, fallimento, funerali e fine, ma la morte e la fine conducono Naomi e Ruth a un nuovo inizio, a un inizio completamente differente. Vi ricordate che abbiamo parlato della mano visibile di Dio, quella che fa i miracoli, e quella invisibile di Dio? La mano invisibile di Dio ha operato, ora produce qualche cosa di realmente visibile, che sono un matrimonio e un figlio e un erede. Così è. Leggiamo i versetti che rimangono da 13 a 17. Capitolo 4 di Ruth, da 13 a 16. Così Boaz prese Ruth e divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire. E quella ha fatto di un figlio. E le donne che dicevano a Naomi: benedetto sia il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito con ora come che ti ama e che vale per te più di 7 figli. E Naomi prese il bambino e se lo strinse al seno e gli fece la nutrice. Okay. Siamo alla fine di questo meraviglioso libro della Bibbia. Tutti i libri della Bibbia sono meravigliosi, ma questo parla di una storia vera, di persone vere, in un contesto vero, con dei reali personaggi. E l'abbiamo fatto durante le altre 5 predicazioni, di cercare degli spunti per noi come credenti, ma vogliamo farlo anche vedendo un pochino a volo d'uccello quello che è stato il tema del libro. La prima cosa che ci insegna il libro di Ruth è questa: l'amore trasforma le persone. Ora, Naomi non era la migliore, un suocero del fianco, aveva cercato, vi ricordate, aveva cercato di rispedire Ruth a Moab. Quando Ruth diceva, Ruth e Orpa hanno detto: beh, veniamo con te, lei gli ha detto: no, ritornate pure, figli miei, a casa vostra, che era Moab, per cui era un posto dove c'erano le orge sacre, e si adorava il dio Chemosh, che era un dio abbastanza sanguinario. Per cui Naomi voleva rispedire Ruth tra gli dei pagani. Si faceva chiamare Amara invece di Dolce, e consigliava a Ruth di andare a letto col principale. Per cui non era proprio il meglio della nuova da avere. Ma l'amore di Ruth l'aveva trasformata. L'amore di Ruth aveva trasformato quella che poteva essere una vecchia, amara e sterile, in una donna, in una nonna, con un nipote tra le braccia da cui aveva fatto la matrice. Seconda cosa, Ruth aveva, non girare, Ruth era una vedova moabita, povera, lontana da casa,
eppure con una suocera acida. Non era in una bella situazione, ma l'amore aveva trasformato anche Ruth. Aveva trasformato da una vita sterile di solitudine in una vita ricca, con un marito e un figlio in un posto benedetto. L'aveva trasformato da una vita del genere. E Boaz era un ricco, ma single. E dal libro si capisce che lui non era così giovane, perché quando si incontra con Ruth, lui dice: benedetta tu sia figlia mia che non sei andata a persone più giovani. Per cui significava che lui era una persona della sua maturità. Sapete, in Giuda essere immaturi, single, senza figli, non era una bella cosa. Ma l'amore di Ruth l'aveva trasformato. Da una vita ricca, piena di agio, ma solitaria, l'aveva trasformato a un posto dove la sua ricchezza sarebbe stata la sua discendenza. Dove avrebbe potuto crescere una famiglia. Ora, tutto questo è quello che fa l'amore. L'amore trasforma le persone. Ma tutto quanto il libro parla sì dell'amore tra Ruth e Boaz, sì dell'amore di Ruth per Naomi, ma parla dell'amore di Dio per questi personaggi. Tutto è accaduto perché Ruth ha cominciato ad amare per prima. Nonostante Naomi avesse chiesto a Ruth di lasciarla, Naomi ha detto no, più rimane. Senza l'amore primo di Ruth, nulla sarebbe accaduto a questo punto. Ruth ci insegna una grande verità. La cosa principale è questa: non smettere di amare le persone anche quando sono male. Se Ruth avesse smesso di amare Naomi, perché era amara, tutto quello che è accaduto in questo libro non sarebbe successo. Qui non smettere di amare le persone anche quando diventano amare. Seconda cosa che ci insegna il libro: la preghiera trasforma la vita delle persone. La preghiera, tutto quello che è accaduto nel libro di Ruth è accaduto perché c'era la preghiera. Vi ricordate? Naomi aveva pregato affinché Ruth potesse avere dei figli un marito e dei figli. Ruth aveva pregato che Boaz fosse benedetto. Boaz aveva pregato che Ruth fosse benedetta. Eccolo qui la benedizione. Eccolo qui il matrimonio. Eccolo qui i figli. Tutto è accaduto tramite le preghiere. Nel capitolo 1 Naomi aveva detto, ritornando a Betlemme, che il Signore la riportava a mani vuote, senza più niente, che tornava a Betlemme senza avere nulla tra le mani, e invece ora aveva tra le mani un erede, aveva tra le mani il figlio dell'amore di Boaz. L'insegnamento del libro ci dà è questo, che anche quando sai amare, non smettere di pregare. Naomi aveva pregato nel momento che era amara, aveva pregato per lui. Anche quando la vita ti ha tolto tutto quanto, averti tolto un familiare, un lavoro, un matrimonio, la salute, non smettere di pregare, non smettere mai di pregare. Anche quando le prospettive future non sono rassicuranti, non sono certe, anche quando sei solo non si mette mai di pregare. Prega per te, ma prega anche per gli altri. Naomi ha pregato per Ruth quando lei era amara, era arrabbiata, e ora la sua preghiera le ritorna come un boomerang. Avete presente quelle cose australiane che tu le lanci e le tornano indietro? Naomi non aveva in mente che la sua preghiera le sarebbe ritornata come un boomerang su di lei, benedicendola. La terza cosa che ci insegna il libro è che
Dio ti benedice se ti astieni dal peccare. Dio ti benedice se ti astieni dal peccare. Boaz e Ruth hanno tutte le possibilità di peccare la Santa Signora. Ruth si era lavata, profumata ed era pronta, e su indicazione di Naomi si era infilata tra le coperte di Boaz dicendo: cosa vuoi che faccia? E Boaz gli dice: no, non va. Vedi, la costanza e l'astensione del peccare di Boaz si ripercuote nella benedizione di Ruth e di Naomi. Per cui, se tu ti astieni dal peccare, è probabile che la tua astenerti dal peccare non avrà una ricaduta soltanto su di te, ma avrà una ricaduta anche sulle altre persone, su quelli a cui vuoi bene, su quelle che stimi. Per cui non sottovalutare il tuo peccato, perché dice un peccato personale, e non sottovalutare la tua astensione dal peccato, perché il tuo peccato e il tuo non peccare ha ricaduta sulle altre persone. Quarta cosa che ci insegna il libro di Ruth: Dio benedice tutti i matrimoni fatti secondo il suo ordine. Dio benedice tutti i matrimoni che fa sotto il suo ordine, anche il secondo matrimonio, perché per Ruth non era il primo, era il secondo matrimonio. Prima era andato male, cioè prima era proprio male. Il primo non aveva rispettato l'ordine che aveva stabilito Dio. Vi ricordate in Genesi 1:27, Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, li creò immagine, Dio li creò maschio e femmina, per cui l'incontro, il fidanzamento. Dio li benedisse, il patto, il matrimonio, e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicati, la consumazione, l'inizio, i rapporti matrimoniali. Per cui fidanzamento, matrimonio, consumazione, rapporti matrimoniali. Il primo matrimonio di Ruth era stato un fallimento, lontano dal tempio, lontani dai credenti, lontani da Dio, senza figli, non era stato benedetto. Ma il secondo avviene tramite la mano invisibile di Dio, quella che non si vede, e viene benedetto da Anastasia. Se sei stato sposato, se sei stato sposata, il tuo matrimonio è fallito, non pensare che Dio ce l'abbia con te. Dio non giudica le persone dal passato, ma le giudica dal cuore che hanno verso il futuro. È possibile che accada, è possibile che accadrà di incontrare un nuovo compagno o una nuova compagna. E se tu lo sposerai secondo il volere di Dio, secondo il piano di Dio, secondo il procedimento di Dio, Dio sarà dalla tua parte e Dio sarà pronto a benedire di nuovo il tuo matrimonio. Questo è quello che possiamo vedere in generale dal libro, dal contesto generale del libro. Però c'è molto di più da vedere se noi andiamo a focalizzarci sui tre personaggi della il primo è Naomi. Vi ricordate, Naomi all'inizio del libro era una mamma distrutta, senza marito, senza figli, lontana da casa, lontana dalla sua gente, e per questo lei era diventata Mari. Naomi stava pagando la decisione sbagliata del suo marito Elimelech di portare la sua famiglia lontana da Dio, lontana dal tempio, in un posto, in una nazione che era Moab, che Dio disapprovava perché era una nazione pagana. Naomi, nonostante fosse amata, nonostante fosse distrutta, fa due cose giuste dopo la morte del marito e dei figli. La prima cosa che fa è una cosa strana. La prima cosa che fa è onesta con Dio. È onesta con Dio. Non gli dice: ah sì, va bene, ringraziamo il Signore, tutto quanto coopera per coloro che sono che amano Dio. No! Dice: mi hai fatto male, mi hai fatto male. Ma Dio non la giudica secondo le parole. Non so se vi ricordate, quando chi ha avuto figli sa che i bambini da piccoli, magari tu gli fai, gli
dici di fare una cosa, loro se la prendono male e si girano verso il muro e ti dicono: ah, io da questo momento non ti voglio più bene, non ti amerò mai più. Tu sei pronto ad odiare tuo figlio per quell'affermazione? Alla stessa maniera Dio non odiava Naomi per questa affermazione. Alla stessa maniera Dio la stava amando. Naomi. Quando le cose non vanno bene nella vita per il verso giusto, di solito noi abbiamo due tipi di reazioni. La prima è: condanniamo Dio. Ah, Dio non esiste, è la prova, guarda quello che sta succedendo nella vita. Dio non esiste. E anche se esistesse, non è un Dio buono, anzi è un Dio maligno, che mi vuole male, non vuole il mio bene, vuole il mio male. E ci allontaniamo da Dio, non vogliamo più sapere di Dio, lasciamo lontano Dio, abbandoniamo la chiesa, smettiamo di pregare, non andiamo più in chiesa, non frequentiamo più le persone che vengono insieme a noi in chiesa, non li vogliamo, non vogliamo nemmeno che ci parlino più di Dio. Ah, non vuoi parlare di Dio, basta, non può esistere Dio. Oppure condanniamo noi stessi. Ah, ecco, è colpa mia, Dio mi sta punendo. Dio mi sta punendo perché non sono abbastanza buono, o non sono abbastanza fedele, o perché non sono abbastanza devoto, e Dio mi punisce. Rimaniamo pure con Dio, ma sentendoci non dei figli, ma dei figliastri, dei figli di un Dio minore. E anche questo è fuggire da Dio, anche questo è abbandonare Dio. Naomi era amara e lo ha detto a Dio: mi hai fatto male, Dio mi hai fatto male. Pensi che un padre possa dare a suo figlio soltanto perché è amaro in quel momento, soltanto perché è amaro in quel momento? Sappi che Dio ha le spalle abbastanza larghe per sentire le tue lamentele quando sei addolorata, quando sei addolorata. E ti ama anche quando fai le cose sbagliate e anche quando dici le cose sbagliate. È capace di accettare anche quando te la prendi con lui. Lui ci ha creato, lui sa come si fa. Sa come si fa. E nulla di bene sarebbe accaduto se Naomi non avesse fatto la seconda cosa giusta, perché la prima cosa era onesta, ma la cosa giusta che fa è che ritorna tra i popoli, ritorna tra i credenti. Da Moab si sposta a Betlemme, ritorna tra persone che credono in Dio, che hanno la stessa fede, che l'accolgono dicendo: è tornata Naomi, che l'accolgono, l'abbraccia. Tutto il libro ci mostra il processo di guarigione di Naomi, da amara di nuovo a dolce, da amara a benedetta, attraverso una nuora, Ruth, che decide di amarla, e di un parente che compare dal niente, e l'amore che nasce tra questi due, Ruth e Boaz. E tutto questo processo serve a Naomi per guarire. Tutto ciò non sarebbe mai accaduto se Naomi fosse rimasta a Moab, lontana dal Signore, tra i credenti. Tutto quanto è accaduto perché Naomi ha deciso di porre la sua vita tra i credenti, tra il popolo di Dio. Voglio farvi una domanda. Dov'è Dio adesso? Dov'è Dio? È tra noi. È tra noi. Ma dov'è dov'è fisicamente? Dov'è? È onnipresente. Siamo proprio sicuri che è onnipresente? Mi interessa la sua storia. Okay. Romani 1:22-24. Il contesto è che Paolo sta parlando delle persone che non riconoscevano il Dio di Israele. E dice così: benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelli dell'uomo corruttibile, uccelli e di quadrupedi e di reti.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impunità, secondo i desideri del loro cuore, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Dio è onnipresente, ma ci sono alcuni posti dove non può stare. Non può stare nel cuore di coloro che lo seguono, che lo negano e seguono altri dei. In quel posto Dio non c'è. Dio a Moab, nel cuore dei Moabiti, non c'è. Moab è il posto dove Dio non c'è, perché non sta nel cuore delle persone. Magari nel cuore di qualche persona, ma Dio non è nel cuore. Dio dice li ha abbandonati deliberatamente. Al contrario, invece, Gesù dice così. Matteo 18:20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi nel momento che hai un problema, devi andare nel posto dove è Gesù. E dove è Gesù? È dove c'è l'unione del suo popolo, dove c'è la sua chiesa. Se sei amaro, se sei amaro, quello che ti serve di essere guarito, di essere guarito. Dio può guarirti, ma quello che ti serve è di stare assieme a lui, perché Dio è presente in mezzo a loro. Quello che apprendiamo invece da Ruth è questo. Ruth all'inizio, la vita di Ruth all'inizio è una storia di una, è una rovina, perché si trova vedova, pagana, senza figli, con una suocera. Non sta messa bene. È odiata dalla gente di Moab perché si è convertita al Dio di Israele, e è vista con sospetto dal popolo di Israele, dal popolo di Giuda, perché proviene da Moab. È in mezzo, è tra due fuochi. In Italia si dice che stai tra l'incudine e il martello. E adesso voglio vedere come la per Ruth la guarigione avviene attraverso la sua determinazione. Ruth è una donna forte. Ruth è una donna molto determinata. Ruth è un esempio per voi donne. Ruth è una donna forte e fa tre cose sagge. La prima, decide di amare la suocera andando assieme a lei. Sì, la prima cosa che fa è dire, ok, io le voglio bene, vado assieme alla persona a cui voglio bene. La seconda cosa, decide di abbandonare la terra dei suoi, dove stanno i dei pagani. Dice, ok, io mi sposto da Moab, dove ci sono quei dei pagani, e mi sposto nella terra di Giuda, dove c'è il dei. E la terza cosa, soprattutto la più importante, decide di credere in Dio. Decide. Arriva a Betlemme ed è povera, ma tanto così povera che decide di andare a spigolare, vi ricordate, a prendere quel poco grano che rimane per terra. È veramente povera. Ha accettato Dio in mezzo al deserto, in mezzo alla strada che separava Moab da Betlemme, non è tanto tempo, tanto spazio, sono 40 chilometri. L'ha accettato lì in mezzo, ma a differenza di quello che accade a Paolo sulla via di Damasco, non vede Gesù, non vede Dio, non vede niente. Arriva e è costantemente una donna povera che ha fatto. Ma è una donna determinata che crede che qualcosa, qualcuno arriverà a salvare, che arriverà quello che si chiama Redentore, colui che aveva il diritto di riscatto. Al capitolo 2, al capitolo 2 Naomi aveva detto così, Ruth aveva detto così a Naomi: fammi andare nei campi a raccogliere le spighe che i genitori lasciano cadere, sono sicura di trovare qualcuno che non lo permette. È determinata e piano piano la sua determinazione fa sì che cominci a vedere la mano insieme di Dio, la provvidenza, e la provvidenza di Dio inizia a guarire.
se anche la tua vita è in rovina, in qualche maniera, in qualche grado, ti trovi un principio per essere guarito, ti trovi un principio per essere guarita. Decidi di credere. Anche quando non vedi il miracolo, anche quando non vedi la mano visibile di Dio che opera nella tua vita, decidi di credere. Anche se le prospettive sono scarse, sono inesistenti, come lo erano per Ruth, sappi che c'è un Redentore, che c'è colui che ti ha riscattato. Ruth ha deciso di credere. Al capitolo 1 Ruth dice proprio specificatamente: il tuo Dio sarà il mio Dio. È un atto della volontà. Probabilmente non era ancora un atto del cuore, ma era un atto della volontà. Forse non ci arrivi ancora con il cuore a dirlo, ma puoi arrivarci con la tua volontà, con la stessa volontà che ha guidato Ruth e per la quale è stata benedetta. Come Boaz fu il redentore di Ruth, colui che la riscattò, la schiava più che le sarebbe toccata se fosse finita nelle mani dell'altro parente. Così come Boaz la riscattò e divenne sua sposa e visse per sempre assieme a lei, alla stessa moda noi abbiamo un Redentore. Gesù è Redentore, Gesù è lo sposo. E se tu credi e rimani nella sua chiesa, nel suo corpo, nella sua persona, allora vivrai in eterno assieme a lui. In Apocalisse è detto questo, Apocalisse 19:7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo il onore perché è giunto il momento delle nozze del Agnello e la sua sposa è preparata. La sua sposa è preparata, la Chiesa è preparata. E tu, se rimani nel suo corpo, farai parte della sua sposa, il corpo di Cristo, la Chiesa. Boaz, che cosa prendiamo da Boaz? Boaz dei tre è quello più fortunato, diciamo. È quello che ha una vita più normale, anzi ha una vita sovrannormale, è ricco. Ma Boaz si lamenta che tutto ciò che ha non è il merito suo, ma è grazia ricevuta dal Signore. Ricordate, Boaz è quello che arriva e dice: il Signore sia con voi. Boaz è quello che dà di più del dovuto ai poveri. Boaz è quello che non pecca con Ruth, ma che decide di aspettare affinché accada soltanto quando sarà sua sposa, così come ha detto Dio. In più, Boaz è quello che studia un piano per mettere in pratica un fine nobile: dare a Naomi e Ruth un tetto e a Naomi una discendenza. È un fine nobile. Se in questo momento vivi nella tranquillità e ami il Signore, sappi che è Lui il regista della tua vita. Che non sei bravo di Dio, ma che Lui è bravo. Che Lui vede e provvede sia al povero che al ricco. E scegli di fare quello che ha fatto Boaz. Scegli di obbedire al Signore. Obbedisci vedendo come il tuo lavoro, la tua vita, i tuoi beni, cerca di vederli come un ministero tramite cui Dio può benedire altri. Scegli di obbedire. Siamo quasi alla fine del libro, mancano pochi versetti, che sono 5 versetti soli, e questi sono la chiusura. E normalmente sono quei versetti che saltiamo rapidamente perché c'è una genealogia. Sono invece dei versetti, i versetti che forse contano di più di tutti per te e per me. Leggiamo insieme da 17 al 22. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi. Lo chiamarono Obed. Mi fermo un attimo. È strano come non è mamma Ruth o papà Boaz o nonna Naomi che danno
ber, che significa servo, ma sono gli, gli amici, sono le amiche, sono le amiche di Naomi. Questo ti fa capire come era stata accolta Naomi all'interno della comunità. Era diventata così intima che le sue amiche decidono di dire: guarda, questo figlio si chiamerà servo, perché servirà il Signore. Qualche volta i credenti hanno sono profetici a qualche grado. Quelli del nome è nato un figlio, no, me lo chiamarono bene. E lui, padre di Sai, padre di Davide. Ecco la proprietà di Perez. Perez generò Kerson, Kerson generò Ram, Ram generò Amminabad, Amminabad generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai, e Isai generò Davide. Davide. Eccolo il motivo del perché c'è questa genealogia. Non so se vi ricordate, a maggio abbiamo fatto una predicazione sul fatto della genealogia, che riguardava la genealogia di Gesù di Matteo 1. E avevo detto che le genealogie nel mondo umano normalmente sono fatte per vantare di avere una famiglia nobile. Per cui si fa la genealogia se nella tua famiglia c'è un re, un principe, un cavaliere, un cardinale. Noi abbiamo un cardinale nella nostra famiglia. E nella Bibbia invece le genealogie servono per dimostrare l'esatto opposto. Che servono per dimostrare che non importa la famiglia da dove viene. Non importa, perché avevamo visto la genealogia di Gesù, era piena di persone che erano dei fifoni, dei peccatori e quant'altro, prostitute, ubriaconi e cose del genere. E stanno lì ad indicare che non importa la famiglia da dove vieni, non ci importa la famiglia da dove vieni, perché Dio ti benedice comunque se tu hai un cuore benedetto. Anche questa genealogia non si smentisce, anche questa genealogia dimostra che il grande Davide veniva da una genealogia, da una famiglia assolutamente imperfetta, assolutamente imperfetta. Soltanto per non andare nei quelli prima, fissiamoci sugli ultimi. Salomon, che era il padre di Boaz, era sposato, abbiamo detto più di una volta, a una prostituta che non era nemmeno ebrea, ma era quella che aveva nascosto le guardie che Giosuè aveva mandato a Gerico e che era stata salvata dalla distruzione di Gerico, era stata accolta nella famiglia di Dio, tra il popolo di Dio, aveva sposato Salmon e aveva generato Boaz. E Boaz, che non era un puro ebreo, per cui era mezzo e mezzo, che cosa fa? Aggrava la situazione. Sposa una vedova moabita pagana. Dio sta dicendo: non importa quello che sta passando, non importa da chi sei, non importa da quello che vieni, ma se tu affidi a me la tua vita, io benedirò te e la tua stirpe. Esodo 26 dice: fino alla millesima generazione. Sapete quante sono mille generazioni? Non sono mille anni, sono molti di più, sono quasi 2000 anni. Rab era una prostituta, ma aveva creduto ed era stata salvata dal popolo di Dio. Il suo figlio Boaz aveva ereditato la sua benedizione. Ruth era una vedova moabita pagana e aveva creduto in Dio, e il suo figlio Ben avrebbe ereditato la benedizione che era caduta su di lei. Ora, non penso che Ruth e Boaz l'hanno fatto intenzionalmente, a fare tutto, non penso che avessero pianificato tutto.
tutto questo, ma il loro amore per, tra di loro, il loro amore per gli altri, la loro preghiera, la loro fede, il loro astenersi dal peccare, la loro obbedienza avrebbe avuto una ricaduta enorme, enorme sulla loro stirpe, sulla loro famiglia in futuro. Tanto che i loro nomi non sarebbero stati scritti soltanto in questo libro di Ruth, ma sarebbero stati scritti in altri libri. Due occasioni in particolare. In Prima Re, al capitolo 7, versetto 21, si parla che Salomone, quando costruì il Tempio, decise di mettere all'ingresso del vestibolo, che era prima del Santissimo, cosa complicata, il Tempio era composto di tanti portici concentrici. Al centro del Tempio c'era un luogo che era detto luogo santissimo, dove c'erano conservata l'arca del patto con le tavole della legge che erano state date a Mosè sul monte Sinai, e era un posto dove non poteva entrare nessuno. Una volta all'anno entrava il sommo sacerdote, perché quello era il posto dove fisicamente stava Dio all'epoca, mentre noi abbiamo detto che Dio sta dappertutto. All'epoca Dio stava lì, la presenza di Dio era lì, e se il sacerdote non era proprio pulito, purificato, se aveva commesso dei peccati, Dio non poteva stare, non può stare alla presenza del peccato, perché Gesù ancora non era venuto che avrebbe preso tutti quanti i peccati del mondo. Che cosa faceva? Fulminava il sommo sacerdote, e lo faceva questo. Per cui il sommo sacerdote entrava nel Santissimo legato con un piede, così che se veniva fulminato da Dio, gli altri lo tiravano indietro per non entrare, perché altrimenti sarebbero stati fulminati anche loro. Prima di questo luogo santissimo c'era un luogo che si chiamava vestibolo, che era il posto dove le persone accompagnavano il sacerdote, il sommo sacerdote, aspettando che entrasse dentro, e rimanevano lì. All'ingresso di questo vestibolo Salomone decise di mettere due colonne, che erano le colonne più belle, perché erano il posto il posto dove le persone entravano per incontrare Dio. Per cui dovevano essere bellissime queste colonne. Erano alte 18 metri, erano grandi, insaziate d'oro. E decise di dare il nome alle colonne. Una fu chiamata Eliachim. Lasciamo perdere, non parliamo di questo nome, che sennò andiamo troppo avanti. E una fu chiamata Boaz. Il nome di Boaz sarebbe stato legato al posto dove le persone entravano per entrare alla presenza di Dio. Avete capito la fedeltà di Boaz, che cosa era significata? In Matteo 1 la legge, la genealogia della famiglia di Gesù, proprio all'inizio del capitolo 1, versetto Matteo 1:6, è nominata Ruth, una moabita, come discendente della famiglia di Giuseppe, che sarebbe quella dove Gesù sarebbe stato allevato. Ora, Ruth e Boaz non avevano pianificato tutto questo, avevano semplicemente obbedito a Dio, e Dio aveva risposto. Dio aveva risposto, aveva risposto benedicendo fino alla millesima generazione. Quello che voglio dirti è questo, che il tuo amore attuale, la tua fede attuale, la tua preghiera attuale, la tua obbedienza attuale possono avere una ricaduta nella tua famiglia in futuro che tu non puoi neppure immaginare. Tu non puoi immaginare quello che stai facendo tu con la tua preghiera, con la tua fedeltà, con il tuo stenersi dal peccato per la tua generazione futura. La tua famiglia futura potrà essere molto più grande, molto, enormemente più importante, enormemente più efficace, enormemente più determinante di quello che tu immagini adesso. Il più delle volte tu non vedrai assolutamente niente di questo.
Così come non vi, come Jonathan Edwards, che è un famoso teologo americano, nato nel 1705 negli Stati Uniti, lui normalmente pregava, era un teologo e era un guerriero della preghiera, e lui quando pregava non pregava soltanto per la sua famiglia attuale, ma pregava per le sei generazioni successive. Pregava per le sei generazioni successive. Jonathan Edwards non vive, ma sapete, nella famiglia di Jonathan Edwards successiva ci sono stati 13 presidi di collegi, 69 professori, 13 giudici, 100 avvocati, 60 dottori, 75 ufficiali militari, 3 senatori, 80 sindaci, un vicepresidente degli Stati Uniti d'America e 100 pastori. Un caso. È la preghiera di Jonathan Edwards, è la vita di Jonathan Edwards, è la fedeltà di Jonathan Edwards che ha fatto sì che la benedizione arrivasse a questi livelli. Tu non immagini nemmeno quello che Dio può fare tramite di te. Tutto il libro di Ruth si gioca attorno a un'eredità e a un redentore. L'eredità è ciò che Ruth e Naomi avrebbero potuto avere, ma non era loro, perché serviva un redentore che liberava quell'eredità, perché altrimenti l'eredità non sarebbe stata loro. E serviva un redentore che potesse liberarle e fargli vivere quella eredità. La tua eredità è immensa se hai accettato colui che l'ha liberata per te. Il tuo Redentore, Gesù. E la tua fedeltà di oggi può avere una ricaduta incalcolabile verso la tua famiglia futura. La tua fedeltà di oggi, che a te pare poca cosa, dicendo io in fondo non faccio niente, io che faccio? Prego e vado in chiesa. Può portare al tuo Redentore una messe enorme nel futuro. Se ami e preghi per le persone, se ti astieni dal peccato, se vivi in mezzo al popolo di Dio, la Chiesa, se affidi la tua vita e i tuoi beni a Dio come se trattasse di un ministero, tutto questo può accadere se tu sei fedele. Ma soprattutto se decidi deliberatamente di credere che Gesù è il tuo Gesù. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore della tua parola, grazie di questo tipo meraviglioso, grazie di avermi dato l'onore e la possibilità di arrivare dopo sei settimane a predicare queste cose davanti al tuo popolo, davanti alla tua Chiesa, Signore. Se tu che mi hai ascoltato o mi hai ascoltato, sei stata colpito, sei stata colpita da qualche cosa, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio essere come Ruth, come Boaz, come Naomi. Io voglio amare e pregare sulle persone e voglio cercare in tutte le maniere di cercare di aspettare, di astenermi dal peccato. E io voglio vivere in mezzo al tuo popolo, Signore. Voglio vivere nella tua Chiesa, in questa o in quelle che tu mi proporrai nel futuro, perché io so che la guarigione avviene all'interno della Chiesa, all'interno del tuo popolo. E voglio affidare la mia vita a te, tutto quello che ho, tutti i miei beni presenti, come un ministero verso di te, attraverso cui tu, col poco o col tanto, provvedi ai popoli. Ma soprattutto io decido di credere in Gesù e oggi lo voglio dire ancora un'altra volta: sì, Gesù è il mio Salvatore, il mio Redentore, e io ti voglio benedire, Signore Gesù, per tutto quello che hai fatto nella mia vita e per tutto quello che farai nella vita della mia famiglia da qui a fuori, fino alla millesima generazione. Amen.